Nel 2017 la presentazione del progetto per la realizzazione di un campus universitario a Cremona. Nel 2018 la ratifica dell'accordo tra Fondazione Arvedi Buschini, principale finanziatrice dell'opera, Comune, Regione Lombardia e Fondazione Cariplo, con i lavori di recupero architettonico entrati nel vivo nell'ex monastero di Santa Monica. Nel 2019 è svelato il plastico del nascente polo didattico, la futura sede cremonese dell'Università Cattolica del Sacro Cuore ha accolto la prima visita ecclesiastica ed istituzionale. Il pensiero più profondo, se lo è, ma lo credo che lo sia, è quello di pensare a un domani, al domani di Cremona, cioè a lasciare qualcosa che quando tu abbandonerai questa terra, però c'è qualcosa che continua con la stessa intensità e con più intensità di adesso, perché 1000 ragazzi che sono qui a studiare creeranno certamente il futuro per questa città. A varcare le porte delle aule del nascente plesso didattico, oltre alle più alte cariche cittadine e provinciali, l'arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Delpini, accompagnato dal vescovo Antonio Napoleoni e dal vescovo emerito Dante Lafranconi. Ad illustrare i progressi dei lavori avviati nell'ex monastero di Santa Monica, il direttore del Centro di Ricerca dell'Università Cattolica Lorenzo Morelli e l'architetto Lamberto Rossi, progettista del recupero di una struttura pronta ad una nuova vita. Lo stato dei lavori è piuttosto avanzato per quanto riguarda alcuni elementi importanti, tipo il magazzino cariche, questo grande edificio di 25 campate per 3 navate, insomma, che ospiterà la didattica di base. E nel contempo stiamo andando avanti sul chiostro, che è questo che ho alle spalle, e diciamo, i tempi previsti sono quelli di portare tutto in fondo per quando entrerà la Cattolica. Cominceremo sicuramente con l'anno accademico 2020-2021, quindi non il prossimo che è quello di quest'anno, ma quello futuro, trasferendo tutte le attività accademiche da via Milano qua in Santa Monica. I lavori stanno andando molto velocemente e nell'estate del 20 faremo i traslochi delle attrezzature, dei laboratori. Questo sarà un luogo dove accanto all'attività didattica ci sarà una fortissima attività di ricerca e quindi avremo bisogno tutta l'estate del 20 per mettere a punto i laboratori.